Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Benvenuti a questo appuntamento nuovo con video assaggi giapponesi. Oggi ragazzi, ho una brutta notizia, sarà l'ultima puntata di assaggi giapponesi, perché ho veramente finito gli assaggi, i prodotti che avevo comprato. E stavo pensando una cosa ragazzi, siccome al momento non posso uscire per andare a fare acquisti nei negozi giapponesi, cinesi, dove ci sono questi prodotti strani che, come vedete, voglio assaggiarli per voi, ho deciso di mettere momentaneamente in pausa questa rubrica. Mi dispiace moltissimo ragazzi, però se nelle varie settimane trovo qualche assaggio nuovo, comunque ci farò il video e lo metto in programmazione. Ma comunque, quando andrò a prendere ancora nuovi assaggi, non vi preoccupate, metterò comunque un avviso che torneranno questi assaggi giapponesi cinesi, e ovviamente torneranno anche i sondaggi sul mio profilo Instagram. Vi ricordo di andare a seguirmi, piro_live. E per questa ultima puntata, possiamo dire, mi è rimasto l'ultimo assaggio, che è questo. Sono dei piselli aromatizzati con dentro aglio, spezie e sale. Quindi penso che siano piselli secchi aromatizzati all'aglio. Saranno buoni? Faranno schifo? Chi lo sa? Che come sempre andremo a analizzare i quattro punti di questo prodotto: packaging, l'olfatto, l'aspetto e il gusto. Quindi se siete pronti, io sono prontissimo e andiamo ad aprire. Ho aperto. Questo mi piace ragazzi. Guardate che bella confezione pucciosa. Sono dentro in confezioni piccoline. Guardate, la faccio vedere così. Confezione piccolina da tenere in tasca. Bella, mi piace. Quindi packaging sia per la confezione grande, quella piccola, dirò un bel 5 perché mi piace. Poi le confezioni piccoline sono belle e anche pratiche. Adesso apriamo e facciamo la prova olfatto. Speriamo che riesca ad aprire questo pacchettino. No, devo far così. Allora. Mamma mia! Aglio! Io adoro l'aglio. No vabbè, top! Olfatto 5, più, adoro. L'aspetto proprio veramente ragazzi, sono dei chicchi di piselli. L'aspetto mi sembra buono, mi dia anche lui 5 l'aspetto. E ora allora andiamo con il gusto. No! Com'è? Buoni davvero ragazzi, si sente una botta all'aglio, sono veramente buoni. Questo 5 più, mi sa che è la prima volta che faccio un assaggio con una roba così positiva, nel senso per gli assaggi cinesi giapponesi. Mi piace un sacco ragazzi, mi raccomando, se andate in un negozio cinese giapponese, prendete questi, che sono piselli aromatizzati, sono veramente, veramente ottimi. Ragazzi, io ho concluso questa serie di video assaggi cinesi-giapponesi, ma non vi preoccupate che prima possibile torneranno ancora. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi mando un bacione e un abbraccione e ci vediamo presto con nuovi assaggi. Ciao!